Continua l'opera di avvicinamento del complesso monumentale dei Girolamini alla città. Anzitutto va ricordato che è possibile, attraverso visite guidate, conoscere il complesso che comprende innumerevoli tesori, dall'oratorio istituito da San Filippo Neri, compatrono di Napoli, alla chiesa basilicale con i capolavori di Luca Giordano e Guido Reni, dalle biblioteche alla quadreria, al chiostro maiolicato ed a quello dell'aranceto. Con un percorso graduale ma molto significativo, ora sono anche iniziati, e dureranno fino ad ottobre, gli incontri del programma Liber Girolaminus. Liber Girolaminus è una iniziativa promossa dalla Congregazione dell'Oratorio unitamente con la Biblioteca Oratoriana. Tratta degli incontri culturali a più ampio raggio possibile, dai libri fino alle recensioni scientifiche, alle mostre che saranno in programma, alle visite guidate artistiche. L'ingresso è libero e gratuito, il contenuto è sempre culturale, altamente culturale, e si tenta di far partecipare più persone possibile, riuscendole a far diventare reattive in maniera tale che possano anche loro partecipare e uscire con qualcosa di buono. Con ospiti che proporranno temi di riflessione e discussione di grande rilievo e con gli interventi teatralizzati dell'associazione Nartea, lo scopo è dunque quello di offrire momenti di incontro e di partecipazione, oltre a regalare a tutti, magari, un po' di quello spirito oratoriano che fu il motore primo della stessa nascita della congregazione nel 1575. La gente ha molto sentito teorie, nel momento in cui si crede alla testimonianza. Che ormai abbiamo veramente un problema di linguaggio e il miglior linguaggio ormai è la testimonianza, d'altra parte gli apostoli sono testimoni. Io, quindi lei, quello che intesi da persona ecclesiastica, costituito in eminentissimo grado, cioè l'intenzione dello Spirito Santo essere di insegnarci come si varia al cielo e non come varia il cielo.